Guarda, per tutto non credo che sia pancake, pera e speculoos. No, no, tutto in un buco. E questo è un consiglio che mi sento di dare a chi come me lavora tutto il giorno a casa. Se non siete al top della forma, se non siete sempre al 100%. Dopo un mese domani non mangio il caco, colazione. Emozionante. Buongiorno comunque, e come avete letto ho fatto questo pancake pera e speculoos. Speculoos, non può morire a dirlo, è questo mix di spezie che io ho preso da Coro. Ho aperto il pacchetto al contrario. Per descrivervi il sapore slash l'odore è mercatini di Natale, con tutte le spezie, la cannella che gli garofano, ed è delizioso. Bene, io continuo perché ho azzannato, ho dato un morso e poi comincio a parlare, quindi ciao, buongiorno. Da quant'è che non ti fai vedere su questi schermi? Su questi schermi, c'ho un polletto. Ciao, ciao. Saluta tutti gli umani, digli, sta bene. Buongiorno, 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 siamo in campagna, ma prometto che questo video non sarà solo della campagna, ma vi porterò con me in più giorni, un pochino in stile vlogmas, che non ho mai fatto nella mia vita, e lo farò l'anno prossimo, perché quest'anno va così. Oggi siamo qui e oggi mi dedico allo sgabuzzino. Anzi, ho già iniziato, ho già portato fuori un po' di cose, già messe da parte per la discarica, e sta incominciando ad acquisire delle sembianze consone al, non so, all'uso umano, anche se qui ancora non sono arrivata. Comunque lì c'è un mostro, la finestra deve ancora essere aperta. Aiuto, mi devo addentrare, ma piano piano ce la sto facendo. E basta. Ah già, una cosa. Quando veniamo qua in campagna ci portiamo la schiscetta, e volevo farvi vedere la nostra fantasmagorica schiscetta del giorno, anche perché è quasi l'ora di pranzo, io ho fame, quindi magari se la tiro fuori, la sventolo al cibo, dico uè cibo, magari corre. Vedi? Va
bastato dire schiscetta, è arrivato. Skish of the day prevede riso basmati, zucca e albume strapazzato. E poi, a parte, ho fatto le uova, che poi adesso andremo a sbucciare e dovrebbero. Io dico sempre dovrebbero, perché non si sa mai che mi sia passato il minuto, essere uova alla fashions. Pranzo super easy, come del resto tutti i miei pasti in questo periodo. Ammetto che non ho tantissima fantasia e non mi sto molto dilungando o perdendo troppo tempo in cucina. Va così, ci sono periodi in cui sono molto più fantasiosa e ispirata e altri periodi in cui mangio super basic e arrangio ciò che ho in frigo. Anzi, in questo periodo in realtà mi succede molto spesso, fatemi sapere se succede anche a voi, che proprio arrivo all'ultimo momento, guardo in frigo e mi preparo qualcosa. E in realtà è una cosa che vorrei cercare di evitare, soprattutto nel momento in cui passo tutto il giorno a casa per smart working, per semi lockdown, eccetera. Per me è diventato molto importante scandagliare i tempi e questo è un consiglio che mi sento di dare a chi come me lavora tutto il giorno a casa, cioè durante la giornata createvi i momenti pausa, che sia pausa caffè, pausa pranzo, non pausa sigaretta, e dedicate un pochino di tempo alla preparazione, anche solo per cambiare ambiente, cambiare pensiero, e cercate proprio di andare magari in un'altra stanza rispetto a quella dove lavorate per mangiare o fare la vostra pausa, così da ricevere diversi stimoli. Quando, dopo averlo sbucciato, è così molle, è alla fashions. Yeah. No, di là l'ha fatto. E yeah, panchettino, focherellino. Mangiare della frutta che ho portato da casa, ma in realtà, visto che stamattina non ho mangiato il caco, e ammetto che nonostante ne abbia mangiato uno al giorno per lo scorso mese, praticamente un pochino mi manca, quindi direi che si può cogliere dall'albero quello che è rimasto, che comunque ne sono rimasti un bel po', però non ci si arriva, e fare merenda. Missione compiuta! Yes! Caco! Caco! The King! Hey. Ah, vi volevo un pochino aggiornare su tema allenamenti, fitness, perché non so, ho il presentimento che durante questa secondo lockdown, quarantena, come volete chiamarlo, siamo un pochino tutti, non so, magari su questa stessa barca, almeno io vi confido come mi sento e magari chi si ritrova nella mia stessa situazione si sente compreso. Ma differentemente dal primo lockdown, ho molta meno motivazione / desiderio di programmarmi i miei allenamenti. Durante il primo lockdown sono stata molto brava a crearmi proprio una routine settimanale, mensile, un piano di allenamenti che ho seguito con abbastanza costanza, devo dire. Questa seconda volta invece avevo iniziato con più o meno lo stesso approccio, però piano piano ho un pochino perso questa direzione. Per me l'allenamento è sempre stata una fonte di sfogo, di svago, è quel momento in cui riesco a connettermi con me stessa, però sento personalmente che durante questo secondo periodo ho trovato altri mezzi e altri modi per
connettermi con me stessa. La campagna ha giocato un grandissimo ruolo, ma anche la lettura, il concentrarmi sulle mie attività, il lavoro, lo stare in famiglia, e quindi ho trovato altri modi per sfogarmi, lasciando un pochino la parte fitness, sport da parte. Mi sono continuata ad allenare. Io ogni giorno cerco di muovermi, anche solo per una camminata, e infatti è una cosa che ve l'ho detto anche su Instagram, ma ho rivalutato tantissimo. Muovermi, camminare, per me è diventato molto più importante che fare quell'allenamento in più. Magari prima sentivo che dovevo muovermi e allora prendevo e andavo in palestra, facevo un allenamento che aveva soltanto l'obiettivo di farmi staccare il cervello, ma che allo stesso tempo mi stancava e che in realtà poi non mi faceva muovere, mi faceva soltanto muovere cose. E invece adesso, piuttosto che quell'allenamento in più, prendo, esco, vado a farmi una bella camminata, una bella passeggiata, mi sento muovere, respiro aria fresca, ora troppo fresca in questo periodo, e mi sento meglio. Quindi niente, sentivo questo bisogno di condividere con voi, soprattutto farvi sapere che se anche voi in questo periodo, data anche magari la precarietà della situazione, nella speranza di tornare il più breve possibile e per una volta per tutte alla vita normale, magari non avete seguito una routine fitness proprio precisa, e invece chi l'ha fatto, dirvi grandissima, avete tutta la mia stima, venite ad allenarvi con me. Vi aggiorno sulla verticale, perché è da tantissimo che non la rifacevo, e poi ieri mi sono messa qua, ho fatto un pochino di verticali e ne ho tenuta una. Stavamo per perdere un'altra. E tu? Luna? Scusa, che ci fai qui? Non andare. Che ovviamente prima non ho detto, perché lo sapete, mi pare 10.000 discorsi, è che vi perdoniate un pochino di più. Se non siete al top della forma, se non siete sempre al 100% sugli allenamenti, sull'alimentazione, su questo, su quello, fa lo stesso. Ci sarà modo in futuro, quando si starà più calmi tutti, di recuperare, perché tanto ci aspetta una vita di allenamenti, una vita di pasti sani, pasti meno sani, eccetera. E l'importante adesso è, come dicevo prima, trovare un modo per mantenere la testa, una sanità mentale e riuscire a superare questo periodo. Perché poi abbiamo tutta la vita per dedicarci a noi stessi, al nostro corpo, a quello che adesso magari ci risulta difficile. Ecco, basta. Thank you.